Atletico Ascoli sfida il Notaresco di Mister Bruno allo stadio comunale Don Mauro Bartolini nella 16ª giornata del girone F di Serie D. Mister Seccardini si affida a Pompei in porta, poi Camilloni, Valentino e Mazzarani, Feltrin, Marucci e Clerici, Olivieri, Cianfuschi, Nini, Cucci e Vecchiarelli. Partono forti i palloni di casa con questa iniziativa sulla sinistra da parte di Minicucci. Il pallone attraversa tutta l'area, poi riesce a liberare la difesa abruzzese. Minuto 28, si fa vedere Bonfiglio che vince il duello con Olivieri. Arriva in area l'assist per Belloni che sotto misura va a segno. Il vantaggio degli ospiti con Nicolas Belloni che esulta con i compagni di squadra. Ma tutto nasce da questo spunto interessante di Francesco Bonfiglio, che è lucido nel servire il compagno di squadra che dopo una serie di rimpalli va in gol. Ma l'Atletico Ascoli non ci sta, tutti in avanti ragazzi di Seccardini, Cianfuschi in palleggio, poi c'è un tocco evidente con il braccio di Pulzoni, l'arbitro Montefiori della stazione di Ravenna assegna il penalty a favore dei padroni di casa. Sul dischetto si presenta Minicucci col sinistro e spiazza Curtosi. Glaciale dagli 11 metri, Manel Minicucci. Conclusione rasoterra ad incrociare che non lascia scampo a Flavio Curtosi, estremo difensore del Notaresco. Finisce la prima frazione con il punteggio di 1-1. Bravi i padroni di casa a replicare al vantaggio del Notaresco di Belloni. Ancora una volta a segno Minicucci. Secondo tempo con la squadra di Seccardini a premere sull'acceleratore. Valentino sulla sinistra, il suo cross col contagiri. Severini di testa non trova di pochissimo lo specchio della porta. Grande chance per l'Atletico. Ancora la formazione picena, stavolta il cross arriva dalla destra, Pedrini, il suo tiro viene murato sul più bello, grande chance per il neo acquisto, termina 1-1 al Don Mauro Bartolini, nono pareggio stagionale per l'Atletico Ascoli che sale a quota 15 punti in classifica in vista del prossimo match sul campo dello United Riccione.